Ciao a tutte e ben ritrovate. Allora, oggi è qualcosa di diverso. Vi spiego, ho comprato eh, dei filati per fare le calze perché sono la bellezza di circa due anni, forse qualcosa in più che dico io voglio imparare a fare i calzini con i ferri, io voglio imparare a fare i calzini con i ferri e poi non, non inizio neanche perché eh, gu guardo i miei ferri circolari, eh, guardo i, i, i filati e poi dico no, aspetto, no, aspetto e continuo a rimandare e la voglia di fare i calzini mi rimane. L'altra sera finalmente dico: Ok, mi sono comprata dei filati apposta per fare le calze, inizio a fare le calze. Io non ho mai fatto un calzino, quindi non avevo assolutamente idea di come si facesse un calzino. Guardo il filato, eh, guardo, guardo me stessa e dico: Ovviamente, con un filato così bello, voglio farmi dei calzini che siano dei veri calzini da poter mettere negli stivali. Quindi, il classico calzino sottile: il filato è un filato sottile proprio per le calze. Mi siedo un attimo e dico, io non ho le capacità per poter fare eh, un paio di calzini così. Devo, se voglio arrivare a fare calzini così, devo imparare da, da principio. E ovviamente non mi va di consumare un filato eh, prezioso, perché è proprio un filato, un bel filato, eh, per fare dei calzini che non so neanche come mi usciranno. Come li faccio? Li faccio non, voglio, non voglio fare cose complicate perché devo partire proprio da zero. Quindi dico, faccio il classico calzino aperto e poi lo vado a cucire. Sta cosa della cucitura mi dà fastidio perché io voglio fare il calzino, cioè voglio fare il calzino. Mi piacerebbe addirittura arrivare a fare il calzino con il gioco di ferri, non pretendo questo subito, però ci arriverò quando mi metto in testa una cosa ci arriverò, devo iniziare da, dalle basi. Non voglio fare le cuciture, quindi quello che trovo, quello che mi viene in mente è imparo a fare il calzino tubolare. Quindi il calzino che parte eh, lavorato con i ferri circolari, parte dalla punta, poi non vado a fare il tallone, vado a fare un calzino tubolare con il bordino. Se già riesco a fare un calzino del genere, diciamo che mi considero estremamente fortunata. Ehm, quindi cosa vado a fare? Allora, vado a prendere i miei ferri circolari. E vado a cercarmi il filato, siccome è un calzino di prova, non vado ad usare un filato pregiato come quello dei calzini. Eh, ma comunque voglio un calzino che quando me lo metto mi dia soddisfazione, di conseguenza avevo un gomitolo, anzi ne ho qualcuno in più. Eh, iniziati, usati di eh, papati Batic eh, Silver che ha dentro il lurex, quindi luccicoso. E dico va bene, allora mi farò un paio di calzini sperimentali che anche se vengono brutti me li metto in casa, mi tengono caldo d'inverno. Devo dire che non sono venuti brutti, quindi eh, oltre al filato che mi ha dato soddisfazione, perché ho un calzino. Bello, luccicoso anche il progetto, non è venuto brutto e l'ho trovato estremamente facile. C'è qualche difetto che vi farò vedere durante la spiegazione del lavoro, in modo che anche voi sappiate a che cosa andate incontro e quali sono, almeno da parte mia, gli errori da non fare. però è un calzino che si può mettere e che quando ce l'hai al piede è bello, mi piace quindi. Ho usato il mio Papatia Batik, questo era un gomitolo, fate conto che ho fatto un calzino e ho praticamente ancora tutto il gomitolo, volendo me ne vengono almeno due paia, però ne andremo a, tutti a fare solo un paio in questo modo. Qui dice di usare i ferri del numero e mezzo, siccome è un calzino quindi mi deve tenere caldo, io non volevo un calzino aperto, cioè che con la lavorazione che si aprisse, volevo un calzino piuttosto sostenuto, piuttosto chiuso e quindi sono andata a lavorare con i ferri. Del 3 ferri circolari, del 3 e un cavetto, credo che questo sia quello da 80 cm. Comunque mi serviva un cavetto lungo, ho utilizzato eh, questo quindi, oltre a un filato. Eh, Prendetelo corposo, perché se lo prendete corposo, soprattutto se è il primo calzino che fate, è meno difficile da lavorare. Il mio è un acrilico, eh, questo è un, credo che sia addirittura un 100% acrilico contro gli A. sì, assolutamente, è 95% acrilico e 5% poliamide, un acrilico morbido, ovviamente. Quindi, prendetevi un filato cicciottoso, corposo, da lavorare con i ferri del 3,5 e voi lavorateli con i ferri del 3,5. Se il filato, vi dice di lavorare, il filato che scegliete vi dice di lavorare col 4, lavorate col 3, e mezzo, stringete un pochino perché ci serve proprio una lavorazione stretta. Oltretutto, stringendo la lavorazione, rischiamo, avendo una lavorazione stretta, rischiamo di fare meno buchini, che è l'unico rischio che si corre quando si fa il primo calzino e non si sa eh, bene, non si ha bene la manualità. Quindi, questo è il mio consiglio. Oltre ai ferri circolari e al filato vi servirà alla fine un, filo da, un, un, un ago per cucire, per nascondere i fili. Avremo un filo di partenza e un filo alla fine, se lavorate come me con un, con un unico filato. Io essendo il primo per non complicarmi la vita ho scelto proprio uno, un filato sfumato, così è venuto fuori un calzino bello senza dover diventare matta. Benissimo, questa è la spiegazione e l'introduzione, scusate se mi sono dilungata ma in questo caso eh, c'era bisogno. Allora, il calzino da fare è facile, è più difficile spiegarlo e fare vedere come si fa piuttosto che poi realizzarlo. Le esperte ovviamente diranno per forza, cioè guarda che semplicità e non lo fai neanche perfettamente. Questo è un tutorial proprio eh, per chi come me in questo caso è proprio apprendista e non ha mai fatto un calzino e quindi non ha mai lavorato in, in questo modo. Le più esperte, esperte faranno... Eh, i calzini che io vorrei arrivare a fare tra, tra un po' di tempo. Quindi spiegherò lentamente, cercherò di farvi vedere nel miglior modo possibile come vado a lavorare, e questo è il mio metodo, quello che sono riuscita. Che mi ha permesso di realizzare il mio calzino semplificando il più possibile la lavo lavorazione. E pensavo che il calzino fosse noioso da realizzare, invece eh, è, è proprio rilassante, è bello una volta che eh, si prende la manualità poi si va che è una meraviglia e poi essendo stretto cresce veloce. Tutto sta nella manualità e la manualità si prende facendo, quindi anche se il vostro calzino non viene perfetto, chi se ne frega, lo metterete a stare in casa che tanto tiene caldo lo stesso e il prossimo che farete verrà sicuramente meglio. Allora prendete i due ferri e li mettete tutti e due dalla stessa parte perché dobbiamo montare le maglie sia da una parte che dall'altra e dobbiamo andare a fare la punta. Ora dobbiamo andare a montare 10 maglie su un ferro e 10 maglie sull'altro in contemporanea. Quindi mi do un po' di filo, creo una solina, vado a inserire la solina in una dei due ferri, io la, la, la inserisco in quello davanti a me. E stringo la solina ora noi solitamente montiamo le maglie in questo modo giusto e montiamo tutte le maglie su un unico ferro in questo caso lo stesso metodo lo usiamo per montare le maglie sui due ferri quindi tenete un pochino separati i ferri abbiamo già una maglia su questo dobbiamo andare a montare una maglia su quell'altro quindi porto avanti il ferro che ha bisogno di aver la maglia montata e monto la mia maglia stringo bene stringete sempre bene tanto questi se usate un filato da battaglia come il mio non si rompono quindi va benissimo stringere abbiamo fatto una maglia ora andiamo a montare una maglia sul ferro che abbiamo davanti e così ne abbiamo due e una dobbiamo andare a montare un'altra maglia sul ferro di dietro quindi di nuovo faccio la stessa lavorazione ma vado a montare la maglia sul ferro che ho dietro se siete più comode non dovete per forza tenere ferri fissi io li faccio ballare a seconda di quale devo caricare me lo porto avanti che sono più comoda ora ne ho due due devo caricare tutti quello che ho davanti, quindi preparo il mio filo, porto avanti il mio ferro che deve essere, deve avere la maglia caricata e chiudo e ne ho tre. Ora devo andare a montare un'altra maglia, la terza maglia su quello dietro, quindi cosa faccio? Pre mi preparo, inverto il lavoro, quindi porto il mio ferro che ho dietro sotto perché sono più comoda e vado a caricare. Fate ballare i vostri ferri in modo da caricare le maglie comodamente, non c'è l'obbligo di tenerli fermi. Di nuovo carico la quarta su uno e poi sposto i miei ferri e vado a caricare la quarta sull'altro. Di nuovo la quinta su uno e la quinta anche sull'altro. Il montaggio delle maglie è il classico montaggio completo delle maglie. Eh? Bisogna solo far ballare, capire che bisogna far ballare questi due ferri per montare le maglie comodamente e stringere bene le maglie. Ho perso il conto, quindi vediamo, siamo a 2, 4, 5, 6. E 2 4 5 e 6 ok 6 andiamo a fare la settima la settima anche dall'altra parte l'ottava l'ottava anche dall'altra parte la nona la nona anche dall'altra parte e la decima di nuovo sia su un ferro che sull'altro in questo modo abbiamo montato la punta del nostro calzino. Ora dobbiamo fare degli aumenti e questi aumenti vanno. Eh... Per quanto mi riguarda io li ho fatti in proporzione alla mia dimensione del piede, quindi sono partita da 10 maglie e sono arrivata ad averne 24 su ogni ferro. Poi vi faccio vedere come capire quante maglie dovete fare, perché se dovete fare eh, un piedino piccolino e magrolino è inutile fare tante maglie. Se dovete fare un piede più grande, io ho un 40, non potevo starci dentro 15 maglie, 16 maglie, dovevo arrivare a 24. Quindi poi vi farò vedere come arrivare, come capire quanti aumenti dovete fare. Ora andiamo. A realizzare la nostra lavorazione, allora, tengo tutti e due i ferri con la mano sinistra e ho la mano destra che si muove. Prendo il ferro dietro e lo tiro un po' fuori in modo da poter lavorare. Altrimenti, eh, se non ne tiro fuori uno, non lavoro. Tenete il filo il filo con cui andrete a lavorare bello tirato, ma bello tirato. E fate, lavorate la prima maglia del ferro che avete sulla mano sinistra. Tirate bene il filo, tanto non si rompe. Il trucco per non fare buchini è tirare sempre il primo eh, il primo la prima maglia del fe del ferro nuovo. Quindi poi vado a lavorare a diritto le mie maglie, le mie 10 maglie. Tenete il filo ben tirato perché mentre in se in alcuni lavori ci serve il filo morbido, in questo caso il filo deve stare bello teso. Abbiamo fatto le nostre prime 10 maglie. Ora giriamo il lavoro, facciamo tornare un ferro sulla mano sinistra, e l'altro ferro, quello che abbiamo usato adesso per lavorare, ce l'abbiamo pendente. Inseriamo il ferro che penzola, che è quello che resta sotto, verso il tavolo, e tiriamo fuori. Il ferro che c'è sopra, tenendo sempre il filo, avvicinate le due parti in modo che siano perfettamente quasi parallele perché la perfezione non esiste, ma perfettamente quasi parallele e che siano il più vicino possibile. Vedete il cavo, deve stare vicino al ferro e avvicinate la punta. Ora andate a prendere la vostra prima maglia e lavorate una maglia diritto tenendo il filo bello tirato. È tutta questione di manualità e eh? non c'è niente di difficile. Al massimo vi viene qualche buchino, poi lo chiudete col filo, non succede niente per le prime volte. Poi dobbiamo diventare brave. E poi andiamo a lavorare tutte le maglie che abbiamo sul ferro, che sono di nuovo 10, sempre a diritto. Fino all'ultima in questo modo, ok. Ora giriamo nuovamente il lavoro. Il filo lo deve fare questo giro: deve passare davanti al lavoro e finire dietro, così non sotto, non sotto, ma deve passare davanti e finire dietro. Dovete tenerlo che è praticamente passa sopra. Vedete, deve passare sopra. Ora dobbiamo andare a fare il primo giro d'aumenti. Gli aumenti saranno un aumento all'inizio e un aumento alla fine di ogni parte, quindi 10 maglie faremo due aumenti e diventeranno 12, 10 maglie faremo due aumenti e diventeranno 12. Quindi da dove sono? Il filo sopra. Avvicinate, scusatemi. Inserite il cavo che avete lungo, lo fate rientrare nelle maglie. Quello sopra, dove avete il filo, lo fate uscire perché è quello che deve lavorare. Tenete sempre un po' di codina dietro, eh? avrete sempre un po' di codina, la codina ci serve per muoverci, come si sta muovendo la mia camera adesso. Ok, tenete il filo tirato, ben tirato, le due parti molto vicine, il più vicino possibile e andiamo a lavorare la prima maglia a diritto. Lavorata la prima maglia a diritto dobbiamo fare l'aumento quindi andiamo tra questa maglia e quella sull'altro ferro, andiamo nel centro e vedete che c'è una solina. Prendiamo la solina, la mettiamo sul ferro di sinistra, tenendo il ferro di destra all'esterno, quindi di qua, carichiamo il filo e lavoriamo la nostra maglia. abbiamo fatto un aumento andiamo avanti a lavorare le maglie fino alla penultima sempre tutte a diritto eh? in questo modo abbiamo la penultima e l'ultima ora lavoriamo la penultima sempre a diritto Prima di lavorare, l'ultima, andiamo tra una maglia e l'altra. Abbiamo proprio la solina. Carichiamo la solina sul filo di sinistra, teniamo il ferro all'esterno, quindi verso, non verso di noi, ma verso di qua. Carichiamo il filo, lavoriamo la maglia e quindi lavoriamo il nostro aumento, e poi andiamo a lavorare l'ultima maglia a diritto. Ora. Giriamo il nostro lavoro, rifacciamo lo stesso discorso e questo lo faremo sempre, quindi facciamo entrare il ferro di sotto e tiriamo fuori il ferro di sopra. E dobbiamo andare a fare gli aumenti anche da questa parte perché abbiamo aumentato solo di là. Quindi andiamo a fare esattamente la stessa cosa, lavoriamo la prima maglia tenendo bene vicino il cavetto con il ferro in modo da creare rischiare il meno possibile di creare il buchino e tirando il filo. Dopodiché entriamo tra una maglia e l'altra, prendiamo il filo, lo carichiamo sul ferro e lavoriamo la nostra maglia. Andiamo avanti a lavorare tutte le maglie fino alla penultima. Siamo alla penultima, lavoro la penultima maglia, poi nuovamente entro tra le due maglie, prendo la stina, la carico sul ferro e vado a lavorare il mio aumento. E poi vado a lavorare l'ultima maglia. Adesso abbiamo finito il giro con gli aumenti, quindi adesso sia da una parte che dall'altra avremo 12 maglie. Il giro successivo dobbiamo semplicemente lavorarlo così come si presenta. Noi faremo un giro d'aumenti e un giro lavorato normale. Quindi, di nuovo, giro i ferri, vado a inserire il ferro che è verso di me e vado a tirare fuori il ferro che ho sopra. Ricordatevi sempre il filo deve passare sopra, non sotto. Quindi, sempre col filo all'interno che passa all'interno e ve lo appoggiate sul dito andiamo a fare questa volta un giro di tutte maglie normali quindi tiro fuori il mio ferro dalla parte sopra quindi esterna non verso di me spingo il più vicino le, possibile le maglie alla punta del ferro e tengo il cavetto vicinissimo prendetevi tutto il cavo che vi serve per muovervi e eh? non, non lavorate castigate perché sennò non riuscite lavoriamo la prima maglia e ricordatevi sempre di tirarla di tirarla proprio in modo che non si crea il buchino e poi andiamo a lavorare le nostre 12 maglie in questo caso vediamo se ci sono uscite una due tre quattro cinque sei sette otto 9, 10, 11 e una 12. Quindi qua gli aumenti li abbiamo fatti giusti. Giriamo il nostro lavoro, di nuovo filo sempre sopra, inseriamo il ferro. E tiriamo fuori quello sopra. Teniamo sempre ben unito e molto vicino il lavoro. Lo si tiene col dito, eh. E lavoriamo anche qua le nostre 12 maglie così come si presentano perché non dobbiamo fare aumenti. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9 10 un, 11 2 4 6 8 10 11 12 e qua questo contate sempre le maglie perché io non, ogni tanto accavallo la maglia e quindi poi mi viene fuori una maglia in più state attente non fate lo stesso mio errore mi è venuta fuori una maglia in più perché io non ho girato il filo. Quindi, è per questo che vi dico: girate sempre il filo e tenetelo su, perché se lo tenete giù, rischiate di prenderlo due volte e quindi di crearvi una maglia in più. Ora abbiamo finito il giro di 12 maglie alte e eh si, sì, mamma mia, di 12 eh, maglie a diritto. Quindi, così come si presentavano, in questo giro andiamo a fare di nuovo due aumenti. Quindi un aumento all'inizio un aumento alla fine un aumento all'inizio e un aumento alla fine lo facciamo di nuovo insieme poi eh, il lavoro è sempre sempre quello quindi c'è poco c'è poco altro da farvi vedere quindi torno indietro col mio ferro esco con quello di sopra vado a lavorare la prima tenete se ve lo, ve lo dirò fino allo sfinimento tenete sempre il lavoro vicino così rischiate di fare ehm, M meno meno buchino, meno apertura. Lavoro la prima maglia. Tra la prima e la seconda vado a prendere la stina che c'è in mezzo, la carico sulla sin sul filo di sinistra. E la lavoro, dopodiché, vado a lavorare tutte le mie altre maglie, fino alla penultima. Ho lavorato la penultima prima di andare a lavorare l'ultima, realizzo l'aumento quindi entro nella stina centrale, carico il filo, la lavoro e poi lavoro l'ultima maglia, giro sempre il filo sopra. Inserisco di nuovo il ferro all'interno. Man mano che poi andate a lavorare, ci prendete la manualità, un po' si allarga anche il lavoro, diventa più semplice fare tutti i passaggi. In questo modo di nuovo tengo ben tirato il filo e vado a lavorare la prima maglia. Vado a caricare il filo, vado a prendere la mia maglia e lavoro a diritto ritorto di anche questa e poi vado a lavorare tutte le maglie fino alla penultima. Quando arrivo alla penultima vado a realizzare l'ultimo aumento e poi lavoro l'ultima maglia. Lavorate tutte le vostre maglie dovrete avere 14 maglie da una parte e 14 maglie dall'altra. Adesso andiamo a contarle così vediamo indiret direttamente se ho sbagliato. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Ci siamo. Questo giro andremo a lavorarlo normalmente facendo solo 14 maglie. I passaggi sono sempre quelli, quindi adesso andremo a fare un giro facendo 14 maglie lavorate normalmente da una parte e 14 maglie lavorate normalmente dall'altra. Nel giro successivo andremo a fare due aumenti e due aumenti, quindi diventeranno 16 e 16. Il giro successivo sarà... 16 maglie lavorate normalmente, 16 maglie lavorate normalmente dall'altra parte. In pratica, si vanno ad alternare. In un giro faccio gli aumenti, in un giro non faccio gli aumenti. Il risultato, vedete che pian piano cresce. Il risultato che avrete è questo. Ora ve lo faccio: non c'è bisogno che vi faccio vedere ancora, perché se avete bisogno di vedere gli aumenti, tornate indietro. E la lavorazione è tutta uguale. Come vi dicevo, io ho lavorato per arrivare a avere questa parte di 24 maglie. Un lato e 24 maglie dall'altro. Come, come ho stabilito quanti aumenti dovevo fare? Man mano che voi farete gli aumenti, e quindi a 16, 16, eh, 20, eh, 16, 18, 20, il lavoro si apre. Se voi lo mettete, lo spostate dai ferri e lo mettete sul cavetto, potete aprirlo. Vedete che si apre? Il vostro lavoro si apre. Ve lo appoggiate sulla punta del piede. Ve lo appoggiate sulla punta del piede e cercate di infilarlo come se fosse un calzino. Io ho lavorato le mie, i miei 24 momenti finché tutta la punta mi prendeva tutte e cinque le dita, compreso il mignolo. Se mi fossi fermata prima il mio mignolo rimaneva fuori. Ovviamente poi se insistevo una volta fatta la calza il piede sarebbe entrato perché il filo cede. Però non volevo una calza dove dovevo insistere per infilare il piede. Volevo una calza che mi calzasse giusta. Quindi per il mio numero. Eh, che è un 3940 io ho fatto 24 aumenti ma provatelo vi tirate sul piede cacciate la testa la puntina sul piede quando tutte e cinque le dita in proporzione perché il mignolino resterà fuori ma eh, quando tutte e cinque le dita del piede vi stanno dentro siete arrivate quindi potrebbero essere 20 se avete un piede più piccolino, come potrebbero essere 26 se avete un piede più grande. Fatela sulla vostra misura, che tanto non, non vi costa niente. Io come base vi dico che io ho fatto 24 aumenti. Realizziamo i 24 aumenti e poi, ci ehm, e poi ci vediamo così vi dico come proseguire. I buchini di cui parlavo non è che io sono indenne. Sulla parte qua. Non mi sono venuti perché ho tirato, 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 tirato bene e quindi io buchini non ne ho avuti. Poi, lavorando il corpo del, della mia calza, mi sono distratta quindi è stato tutto perfetto, tutto perfetto fino a un certo punto. Che mi si è creato un buchino. Questo buchino non è una maglia che è saltata, ma è perché in linea, vedete che sono sulla chiusura. Non ho, non ho stretto troppo, ero, ero rilassata. Si vede che ero disattenta, non ho stretto bene e quindi mi si è creato questo buchino. Che poi non si vede perché, poi, una volta che il lavoro è a posto, il buchino è piccolino. E se avessi voluto, con un pezzettino di filo andavo a stringere e lo chiudevo. Direi che per essere la prima calza, ho fatto un buchino. Mi considero anche fortunata. Mi aspettavo di avere una, una linea per completamente aperta. Può succedere, può capitare. Tutto sta a tirare bene il filo benissimo ho parlato fin troppo per un tutorial così piccolo però spero di essere stata chiara in tutto lavoriamo i nostri aumenti ci vediamo poi così vi dico in un attimo cosa c'è da fare ho lavorato fino ad avere 24 maglie su eh, ogni parte di ferro quindi 24 di qua e 24 di qua ora io sono arrivata alla mia misura da adesso in poi io lavorerò in circolare sempre facendo 24 24 48 maglie quindi lavorerò la prima eh, una parte poi andrò a lavorare l'altra come abbiamo lavorato fino adesso andremo a lavorare nello stesso modo per tutta la lunghezza la lunghezza la stabilite voi io vi do indicativamente fino ad arrivare a prima del bordino che poi vi faccio vedere eh, come si realizza il bordino ma anche quello è semplicissimo ho lavorato per 34 centimetri 33 a dire il vero 33 centimetri fino alla fine della maglia rasata per poi eh, realizzare il nostro bordino io ho lavorato 33 centimetri ma potete farle anche più lunghe man mano che la lavorate tenetela sempre sui ferri senza, senza fatica la spostate dai ferri la mettete sul cavetto e ve la provate se la fate per voi se non la, eh, non la fate per voi Basatevi su, su, su una, una misura che volete, insomma scegliete voi, le prossime le farò decisamente più lunghe, però queste per provare, questa era, era la, la misura giusta. Benissimo, allora lavoriamo nello stesso modo, quindi lavorando sempre in circolare con la stessa tecnica per la lunghezza che ci serve e poi ci vediamo per realizzare il nostro bordino e la cucitura per chiudere il lavoro. Benissimo, ho lavorato per tutta la lunghezza che mi serviva, come vi dicevo io eh, la mia lunghezza era di 33 centimetri ovviamente l'ideale sarebbe non basarsi sui centimetri cioè scegliete la misura che volete usate i centimetri ma poi ad ogni giro contate il giro che state facendo per ehm, poi andare a fare l'altro calzino uguale eh, io non ho contato i giri quindi non posso dirvi quanti giri ho fatto una volta che ho finito che eh, il mio metro diceva 33 centimetri sono andata a contare a questo punto i giri e mi combaciavano con gli altri, però, siccome non ho la certezza di, di aver azzeccato giusti, giusti giri perché non ho segnato. Perché era un esperimento, quindi non, non mi è venuto in mente di segnare perché magari venivano giusti, non li ho segnati. Quindi, ho lavorato i miei 33 cm, contandoli una volta fatti, mi combaciano con quelli dell'altro calzino. Ora sono arrivata al punto che devo fare il mio bordino. Il mio bordino, questo ve lo so dire. Io l'ho realizzato con, facendo 8 giri eh, di, ehm, di maglia elastica perché è un po' estetico e quindi mi piace, mi piace tanto l'effetto del bordino, così un po' dà quell'elasticità che eh, è proprio caratteristica dei. Dei calzini e io l'ho fatto facendo una maglia diritto e una maglia rovescio, una maglia diritto e una maglia rovescio, ma se vi piace di più, potete anche fare due maglie diritte e due maglie rovesce per fare le costine un pochino più larghe. Ora vi faccio vedere come l'ho lavorato. Io. Ehm, perché non ho lavorato il diritto e il rovescio normalmente, ma eh, ho lavorato il rovescio a, a ritorto. Ho lavorato il diritto normale e il rovescio a ritorto perché quando poi vado a svoltare il risvoltino mi piace di più l'effetto che c'è all'interno lavorando il rovescio a ritorto e quindi mi piace di più eh, la, la come si disegna la, la costina. Quindi siamo sempre al solito punto, la lavorazione è sempre quella, solo che andremo a lavorare invece di tutto a diritto, lavoreremo la prima maglia a diritto normalmente la maglia successiva a rovescio quindi mettiamo il filo davanti il rovescio solitamente si fa in questo modo quindi si carica il filo da sopra si gira e si passa io invece ho caricato il filo da sotto ho girato e ho passato di nuovo una maglia diritto e una maglia a rovescio passando il filo da sotto quindi prendo la maglia invece di accavallare in questo modo a cavallo da sotto un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio vado avanti così fino ad aver lavorato tutte le maglie che ho sul ferro se come ritrovate con l'ultima maglia da lavorare sul ferro con il diritto lavorate la vostra maglia diritto quando poi passate dall'altra parte, quindi girate il vostro lavoro, dovete ripartire con un rovescio, quindi riposizioniamo i ferri. Ok, e ora dobbiamo ripartire facendo il nostro rovescio, quindi sempre i ferri vicini vicini. Prendiamo il rovescio, dovete passare il ferro, il filo davanti in questo modo tenete sempre vicino avete il filo che passa davanti da sotto il ferro perché se lo passate da sopra vi incastrate quindi da sotto il ferro entrate nella maglia e lavorate il vostro rovescio tenendo il filo tiratissimo scaricate il vostro punto e poi ripartite lavorando diritto e rovescio diritto e rovescio diritto e rovescio e arriviamo così in fondo al nostro ferro. Arrivata alla fine del giro, abbiamo un diritto e un rovescio e abbiamo finito il nostro giro. Dobbiamo ripartire con il secondo giro, sempre a coste. Quindi rimettiamo i nostri ferri in posizione. Teniamo fuori il nostro ferro e ripartiamo su ogni maglia dove abbiamo lavorato il punto diritto, andremo a lavorare nuovamente il diritto. Su ogni maglia dove abbiamo lavorato il rovescio, andremo a lavorare il rovescio. Se avete difficoltà a capire dov'è il diritto e dov'è il rovescio, non è una preoccupazione perché voi ricordatevi che se il vostro giro di tutto il calzino lo finite con un rovescio, la maglia successiva di partenza sarà sempre un, un diritto. Se voi l'ultimo giro lo finite con un diritto, la maglia di partenza poi sarà il rovescio. Quindi ehm, se anche avete paura di sbagliare, voi ricordatevi che è un continuo, cioè essendo un cerchio si riparte da come, da come, da, da come avete finito. Quindi avete finito con il rovescio, si riparte con il diritto. E così andiamo avanti facendo tutti i giri, un diritto e un rovescio. Come vi dicevo, io ho realizzato 8 giri perché non volevo un bordino altissimo, ma è proprio soggettivo e quindi potete realizzare il bordino dell'altezza eh, che desiderate. Una volta fatto eh, tutto il bordino, ci rivediamo per chiudere il, um, il lavoro. Eh, lasciando un pochino di elasticità, perché se lo chiudessimo, io di solito chiudo tutti i lavori eh, chiudendo le maglie normalmente, quindi lavoro una maglia, la cavallo e la faccio cadere. Ma se lavorassimo nello stesso modo eh, verrebbe stretto e quindi poi mh, no, no, non c'è più l'elasticità del calzino. Quindi poi ci rivediamo così vi faccio vedere come ho chiuso per avere un pochino di elasticità in più. Ho lavorato i miei giri per il bordino, ve lo faccio vedere da qua, vedete questo è quello che risulta lavorando in questo modo sul davanti. Con il risvoltino, facendo il risvoltino, ecco l'effetto che si ottiene avendo lavorato eh, la maglia rovescio a ritorto, ecco che l'effetto le, le, che si ottiene sul, sul nostro mm, bordino è diverso e a me onestamente piace di più, per questo vi ho eh, consigliato di, di farlo così. Si, è più a rilievo, è più compatto e per me è più bello, però è gusto personale. Ora, una volta che abbiamo finito di fare i nostri giri, dobbiamo andare a chiudere il nostro lavoro. Quindi, da dove ci troviamo, ci posizioniamo sempre allo stesso modo, quindi il ferro davanti all'interno e abbiamo il nostro filo sull'esterno, sul dietro. La prima maglia è a diritto, quindi la lavoriamo a diritto. La maglia successiva è a rovescio, quindi noi la lavoriamo a rovescio. Ora prendiamo entrando con il ferro abbiamo fatto l'ultima maglia a rovescio quindi entriamo con il ferro sul rovescio. Ehm, scusatemi, sul rovescio. Quindi con il ferro di destra sul davanti. Però, prima di entrare dobbiamo spostare il filo verso di noi, entriamo con il ferro sul davanti e lavoriamo a rovescio le due maglie. In questo modo abbiamo chiuso. Mi avvicino, vediamo se riesco a lavorare più vicina. Ora la maglia successiva è a diritto: quindi lavoriamo la maglia a diritto, ne abbiamo due sul ferro e lavoriamo, chiudiamo a diritto queste due maglie. Quindi entriamo con il ferro di sinistra sul davanti, che guarda verso di noi, in questo modo. Quindi il ferro di destra va verso il tavolo e lavoriamo la maglia a diritto. Ora dobbiamo andare a lavorare la maglia successiva a rovescio. Quindi tiriamo il filo in avanti, lavoriamo a rovescio la nostra maglia. Teniamo il filo davanti, perché queste andiamo a chiuderle sul rovescio. Quindi il filo di il ferro di destra deve guardare verso di noi, e lavoriamo le due maglie chiuse insieme a rovescio. Torniamo sul diritto, lavoriamo una maglia a diritto e poi andiamo a chiudere le due maglie insieme sul diritto. La maglia successiva è a rovescio, quindi la lavoriamo sul rovescio. Teniamo sempre il filo verso di noi perché andiamo a chiudere tutte e due le maglie sul rovescio. Quindi il ferro di destra verso di noi. La maglia successiva a diritto. E quindi chiudiamo le due maglie insieme a diritto, tenendo sempre il filo verso l'esterno. Poi tiriamo, teniamo il filo verso di noi, lavoriamo la maglia successiva a rovescio, continuiamo a tenere il filo verso di noi e, e chiudiamo le due maglie lavorandole a rovescio. Andiamo avanti praticamente per tutto il giro in questo modo. A questo punto, una volta finita la chiusura che si presenterà così, vi darà un pochino di elasticità, non tantissima, però quel tanto per far sì che il vostro piede entri e sufficiente eh, per far sì che non si slabra il lavoro, perché se la facciamo troppo molle il lavoro poi si slabra e quando poi girate avete il ventaglietto qua, e a me non piace. Se la facciamo troppo stretta, se l'avessimo fatta troppo stretta invece avremmo fatto fatica a infilarlo oppure ci avrebbe stretto sulla caviglia, quindi così ha una certa elasticità anche la chiusura, e ci permette di inserire la nostra calza ed avere anche un effetto carino, benissimo. Una volta fatta la chiusura, non ci resta altro che andare a nascondere due fili. Saranno uno alla chiusura del nostro lavoro e uno alla partenza. Nascondete i vostri fili e le vostre calzine sono realizzate. Questo è il lavoro che, una volta che si prende la mano, si va veramente, veramente veloci E secondo me, può essere anche un bel pensierino per i regalini di Natale. Di fatti, io quest'anno ne approfitterò visto che ho imparato e sicuramente facendoli andare sempre meglio questi saranno i, eh, dei pensierini di natale che sicuramente preparerò e regalerò ragazze come sempre vi ringrazio vi saluto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto a contattarmi e a raggiungermi su facebook nel gruppo insieme tra chiacchiere e gomitoli se avete voglia di interagire con me come sempre vi invito eh, a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornate e ci vediamo al prossimo tutorial